Anche noi siamo come i contemporanei di Gesù, in realtà Gesù è sempre il nostro contemporaneo, noi non è una riesumazione, è una presenza. Qualche volta pensiamo appunto che sia un passato che resta tale. Ma il tempo del Signore è il nostro presente, o forse il tempo del Signore copre tutti i tempi, il passato, il presente, il futuro, ieri, oggi, il nostro domani. E appunto non è una riesumazione. Noi siamo proprio come quelli che ascoltavano Gesù e che se non vedono segni e prodigi non credono. In realtà noi non crediamo nemmeno se vediamo i segni e i prodigi, come anche sempre i discepoli. Vi ricordate come il Signore si arrabbiò? Perché il Signore si arrabbia con i discepoli. Il problema è sempre nostro se capiamo le sue parole e se ci lasciamo prendere anche dalla forza delle sue parole. Se vi ricordate un episodio così importante in realtà, quello in cui dopo la moltiplicazione dei pani salirono sulla barca e avevano dimenticato il pane. Gesù parlava loro e quelli stavano a dire che abbiamo dimenticato il pane, probabilmente si saranno accusati a vicenda, avranno iniziato a distribuire colpe a qualcuno, se la saranno forse presa con qualcuno. E Gesù dice: ma non capite ancora? E lo dice anche a noi, ma non capite ancora con i tanti segni, che sono segni. Gesù non apre un esercizio di guaritore, Gesù non si mette a moltiplicare il pane per tutti, ci dà dei segni perché noi capiamo la forza della sua parola e viviamo forti di questa sua parola, della sua parola e del suo potere, perché noi diventiamo un segno per gli uni per gli altri. Noi mostriamo la forza del suo amore gli uni per gli altri. E quindi quei segni ci aiutano, altrimenti la nostra incredulità, come quella di Tommaso, non la risolviamo mettendo il dito nel posto dei chiodi. Non ci basterà mai, ma è la fede, e la fede è tanto, anche per ognuno di noi in realtà, se li sappiamo vedere, tanto aiutata da tanti segni dell'amore, della presenza del Signore nella nostra vita. Ma poi è la fede, e come dicevamo ieri, è credere alla luce anche quando c'è buio, e non aspettare che torni la luce, ma sapere che c'è la luce e quindi continua a vivere come figlio della luce, anche se intorno sembra consigliare esattamente il contrario o dire che è tutto inutile. È questa fede quella che porta Gesù ad abbandonarsi, ad affidarsi al Padre, perché facendo la sua volontà, solo facendo la sua volontà e quindi non salvando se stesso per amore, perché fede e amore hanno un rapporto molto stretto, e solo così può vincere del tutto il male. Infine, Gesù ha quest'uomo che porta a lui la sofferenza per il figlio. Mio figlio sta morendo, scendi prima che muoia. E Gesù, per certi versi, mette alla prova la sua fede. Sappiamo come in tanti casi Gesù subito cambia il suo itinerario, cambia il suo programma, diremmo noi. Non dice: guarda, no, beh, insomma, fai prima la domanda, vediamo bene, sei l'ultimo della fila,
non chiede le referenze, non verifica se è un uomo buono o cattivo, non si mette a fare il prezioso. È curioso, ma veramente è curioso come gli uomini si mettono a fare i preziosi e il Signore, che è il più grande di tutti, si mette a servire. In questo caso Gesù mette alla prova la sua fede. Va, va, tuo figlio vive. Cioè, fidati della mia parola. Non vengo con te, ma la mia parola ti accompagna. Questa è anche la nostra condizione. Ci mettiamo in cammino e mettiamo in pratica la sua parola, e solo mettendo in pratica la sua parola e camminando sentiamo l'annuncio di dire: tuo figlio vive. E vediamo come il suo Vangelo diventa realtà. Noi stiamo vivendo un momento di tanta sofferenza, per alcuni una sofferenza piena davvero di buio. Chi lotta tra la vita e la morte, chi ha visto la morte abbattersi accanto a sé, chi non ha potuto accompagnare come desiderava, sia chi lascia sia chi resta, sente tanto la fatica di questi giorni, il peso di questi giorni. Solo ieri a Bologna sono morte 11 persone, e tante appunto che lottano tra la vita e la morte, e tante che sentono, per usare sempre l'espressione del Vangelo, l'ombra della morte. Ecco, facciamo nostra questa parola. Sappiamo che la luce vince sulle tenebre e ci mettiamo in cammino, e sappiamo che il Signore ci aiuterà ad attraversare questa valle tenebrosa, e che la volontà del Signore è che nessuno sia spento dalla forza del male, e che quel bambino, che è anche il futuro di quel funzionario del re, che quel bambino vivrà. Chiediamo tanto al Signore di renderci uomini di fede, che combattono il male e che si affidano a questa forza di amore, quella che ha vinto, quella di Gesù, quella che il Signore ci ha dato, perché anche noi, chi crede, potrà compiere le opere grandi, ancora più grandi, dice Gesù. Per questo, come questo funzionario, mettiamoci in cammino, forti della fede nel Signore, nella sua parola, che si compie e che realizza quanto la volontà di Dio, che è quella della vita e della guarigione.